Ciao Antonella. Ciao Elena. And everybody's going off the list, they're going right away, I'm going too. Everybody? Oh, Miss O'Hara, will you be sorry? Benvenuta a Cinecult. Che bello. I can't go on any longer without you. Would you be more convinced if I fell to my knees? Tell me, loose your vomit and get out of here. I can't go all my life waiting to catch you between husbands. You're coarse and you're conceited. A mentor. None of the fools you've ever known have kissed you like this, have they? Your Charles or your Frank or your stupid Ashton. Qual è un film che rivedi innumerevoli volte? Quelli che non resisto lo riguardo. Esatto. Melly's a fool, but not the kind you think. It's just that there's too much honor in her to ever conceive of dishonor in anyone she loves. And she loves you. So just why she does, I'm sure I don't know. If you weren't so drunk and insulting, I could explain everything. As it is, though. You get out of that chair once more. Via col vento, e mio marito mi odia giustamente per questa cosa, lo capisco, ma è meraviglioso, e ha dei colori e delle atmosfere favolose, e la storia è bellissima, tra l'altro. Perché Via col vento? Perché, beh, Vivien Leigh mi piace da matti, sono una super fan di Vivien Leigh, e poi non lo so. Che ti assomiglia molto, fra l'altro. Grazie, super complimento. Veramente, bravissima, grazie. Tra l'altro, nessuno credeva in lei, invece... Col cavolo, che all'epoca cavolo. Aveva 26 anni, non 16 come doveva essere, comunque è riuscita a rendere l'idea della ragazzina un po' così scapestrata, no, poi, un po' meraviglioso. Super... Tra l'altro ci sono anche le prime avvisaglie in un film di esatto. Hollywood sul Ku Klux Klan. Esatto. Che esatto. Per me è una cosa tostissima per l'epoca, che è stato opportunamente camuffato, è molto subtle, però c'è, interessantissimo, bellissimo, lunghissimo, ma per me finisce sempre troppo presto. Sì, è la Mamie che... Mamma cara, poi prima nera a prendere l'Oscar, meraviglia. Esatto, infatti per meraviglia. Quello che... Abbiamo anche visto la tomba a Los Angeles, siamo anche andati sì. A portare i fiorellini. E con questa recitazione, insomma, particolare, perché tra l'altro lei non era l'attrice principale. E a te non importare buona reputazione, a me sì, di avere detto e ridetto che vera dama in pubblico dovere mangiare poco, come uccellino. Non stare bene che nella casa di Mr. Wilkes tu ingozzarti e riempirti come tacchino. Per dindirindina. Ashley mi ha detto che gli piacciono le ragazze di buon appetito. Appunto. Sì, è chiaro che lei... Ha preso però il suo posto proprio nella storia. Lei dipinge poi, vabbè, questo modo di essere neri veramente razzista. Oggi sarebbe inconcepibile far fare a, una per, a un personaggio nero una parte così. Però è... È bello, e poi insomma va riportato tutto al 36, 30, 37, sì. Se non ricordo esattamente l'anno in cui il politically correct era tutt'altro di quello che è. Quello che Jovanotti dire è quello che pensare essere due cose, e a me non parere che lui avere chiesto di sposarti. Tu che sei molto stimatrice dell'arte underground, insomma, come trovi questa, una piccola nota così un po' critica, questa mania di voler abolire e togliere per esempio dalle biblioteche alcuni libri famosissimi oppure alcuni film perché magari danno un messaggio che oggi come oggi non possiamo accettare? Secondo me è sbagliato togliere libri, togliere arte, abbiamo visto cosa succede quando bruciano i libri nella storia, esatto. Quindi quello secondo me a prescindere è sbagliato. Poi è chiaro che ogni generazione deve va contestualizzata. Ma certo, io credo che si debba dare alle generazioni nuove la capacità di comprendere anche cosa è avvenuto in altre epoche, anche perché se no c'è il progresso dov'è? Anche perché difficilmente poi riusciamo a capire perché non possiamo dire, non voglio dire la parola nero, no, certo. Però voglio dire per esempio non dici cieco e devi dire non vedente, che è un veramente secondo me abbastanza sì. Ipocrita perché... Non risolve il problema purtroppo esatto. Del rispetto per chi per esempio non ci vede, quindi sì, assolutamente. Cioè, non gli metti le infrastrutture, non lo consideri una persona con gli stessi diritti, certo. Ma con gli stessi diritti di quelli che non hanno difficoltà, quindi mi sembra una grande ipocrisia. Quindi, sì, sono d'accordo, soprattutto nel campo artistico. Eliminare delle testimonianze artistiche di qualsiasi tipo e di qualsiasi altra epoca trovo sia sbagliato. Però bisogna dare gli strumenti per capire. Esatto, quello sicuramente, anche perché non dice solo cose che adesso non possiamo accettare, come insomma, dice anche delle altre cose che secondo me
possono invece diventare uno strumento molto importante anche per riaprire la mente. Per aprirsi, sì, sono d'accordo. I present the Academy Award for the best performance of an actress in supporting role during 1939 to Hattie McDaniel. Academy of Motion Picture Arts and Science. This is one of the happiest moments of my life. Grazie mille. A te. Stop. Yes. Just in case you change your mind, I intend to lock my door. Why bother? If I wanted to come in, no lock could keep me up.